Centro ufficio, Viale Teseo Tesei a Portoferraio. Per essere all'inizio di stagione, trovo che il lavoro di pulitura è stato ben eseguito. Ripulita e livellata la spiaggia delle Ghiaie, principale biglietto da visita del capoluogo elbano in vista della stagione estiva, un intervento quello di ieri che ha suscitato qualche polemica, soprattutto sui social, per i mezzi pesanti utilizzati per le operazioni. Intervento necessario, commentano gli operatori della zona, anche se in precedenza la spiaggia poteva essere ripulita dai rifiuti. Prima di intervenire con i mezzi meccanici sulla spiaggia, dovrebbe essere fatto prima un modo di pulizia, cioè levare tutto ciò che non è rifiuto del mare, cioè borsine di plastica, bottiglie di vetro, lattine, rifiuti diciamo che alcuni nattanti gettano in mare e poi quando fa le mareggiate le porta sulla spiaggia. Ecco, sarebbe stato più opportuno prima fare un po' di pulizia di questo, poi anche il mezzo meccanico, fare attenzione magari che il mezzo meccanico sia un mezzo adeguato. Il che penso quello sia stato, diciamo, fatto. Le alghe rimosse sono state stoccate nella parte di arenile confinante con la finanza. Lo stoccaggio delle alghe lì va bene, però l'importante, secondo il mio punto di vista, che non venga portata via, venga fatta in maniera di recuperarla, cioè recuperare quello che c'è di ghiaia e tutto il resto. Il problema principale non è la pulizia della spiaggia, commenta un altro commerciante della zona, servirebbe magari maggiore manutenzione per l'intera area. La spiaggia dovrebbe essere custodita e valorizzata 12 mesi all'anno, non lasciata in balia di chiunque viene, perché ad esempio c'è il divieto di asportare questi sassi che sono particolari, invece io che vengo da una vita qui e passo parecchi mesi, vedo che ogni turista che arriva ci porta via il suo sacchettino di sassi, gente che ci sono pure i secchi, però butta i rifiuti, no? Cani che girano senza essere portati al guinzaglio, perciò fanno le loro cose in giro per la spiaggia e nessuno che... Non ho mai visto, in 40 anni io venivo qui da bambino, non ho mai visto qui la presenza di un vigile.